Ciao a tutti, oggi parliamo di rotonde e piste ciclabili. Per tanti motivi, ma sicuramente per motivi legati al codice della strada, le rotonde, parliamo di una rotonda costruita da pochissimo, non contemplano la sede o comunque la delimitazione per una corsia ciclabile. Ed è questo il caso, un caso classico, ecco, vedete, c'è la pista ciclabile sulla destra, ma in prossimità della rotonda si distanzia tantissimo e quindi il ciclista affronta la strada. Ma vedete che la strada è stata costruita, calibrata, stiamo parlando di una rotonda appena costruita di fatto, calibrata per il semplice passaggio dei veicoli a motore, perché il ciclista si trova in grossa difficoltà, sicuramente a disagio, nel senso che non c'è lo spazio per permettergli di affrontare la rotonda, insomma, con una certa tranquillità. E questo è comunque un ragionamento che in sede di progetto viene fatto per togliere i ciclisti dai piedi, insomma. Mi sembra che non ci siano altre motivazioni, non si vuole il ciclista sulla rotonda, e questo è un grosso pericolo per il ciclista, ma in generale per la circolazione. Ed è un vero peccato che tutto questo in Italia sia di fatto la prassi. Grazie per l'ascolto e non scordatevi di iscrivervi al mio canale, perché gli appassionati di ciclabilità potranno sicuramente confrontarsi con il sottoscritto, e non dimenticate anche di mettere dei commenti al riguardo. Grazie ancora e ciao a tutti.